Un'organizzazione ambientalista come il WWF, come vede l'impegno da parte delle aziende sul versante della sostenibilità? C'è possibilità di partnership? C'è modo di agire in maniera congiunta verso un unico obiettivo? Ma è sicuramente l'atteggiamento che non credo soltanto il WWF, ma credo che chiunque sia attore del mondo sociale, della società civile, nei confronti del mondo delle imprese per la costruzione della sostenibilità debba essere un atteggiamento positivo e deve andare nella direzione di costruire delle partnership in cui ovviamente bisogna accompagnare il mondo delle aziende anche attraverso una serie di percorsi per passaggi differenziati di ottenimento di riduzione del loro impatto ambientale. Oggi sappiamo benissimo che la conoscenza e la tecnologia a disposizione ci mettono molti strumenti capaci di attuare quello che sto riassumendo e quindi credo che sia veramente molto importante per tutti essere attori del cambiamento e tutti devono fare la loro parte, nessuno escluso. Rispetto al tema della sostenibilità ci sono molti studi, ricerche, opinioni. Lei pensa che più o meno abbiamo raggiunto un livello di conoscenza sufficiente per poter decidere cosa fare oppure c'è ancora da studiare, c'è ancora da fare ricerca per capire esattamente il percorso da intraprendere? Dunque, è chiaro che la conoscenza sulla complessa articolazione dei sistemi naturali e come questi sistemi naturali si interrelano con i sistemi sociali, che poi l'oggetto della sostenibilità è articolata, complessa e bisognerà sempre studiarla di più. Oggi mi permetto di dire che siamo arrivati, io l'ho vissuto personalmente, ricordo già nel 92 a Rio de Janeiro alla seconda grande conferenza mondiale delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, per poi passare a quella del 2002 a Johannesburg sul sviluppo sostenibile. Il passaggio che c'è stato negli anni di conoscenza scientifica e di capacità tecnologiche per intervenire, di strumenti che sono stati messi a disposizione per politiche di sostenibilità è immenso. Quindi al di là del fatto che bisogna continuare la ricerca, bisogna finanziare la ricerca, bisogna fare di tutto per fare in modo che quello che è stato prodotto venga messo in essere e venga messo in atto. Abbiamo parlato di aziende, ma le istituzioni e i cittadini in che direzione stanno andando? C'è consapevolezza? Si stanno muovendo nella direzione giusta? Io credo che in linea di massima ci sia una reazione superiore a quella che noi stessi registriamo, tra virgolette, perché quello che sta avvenendo sul territorio è veramente molto interessante. È chiaro che il tempo non gioca a nostro favore e quindi tutti gli attori, ripeto tutti gli attori, perché non è possibile che uno debba fare di più degli altri, devono fare la loro parte. Quindi la sfida della sostenibilità si vince se tutti insieme siamo in grado di cambiare il meccanismo che purtroppo oggi ci ha condotto a una situazione di totale insostenibilità. In questo scenario l'alimentazione rappresenta un punto nodale della questione? Ma certamente, l'alimentazione, la produzione alimentare, la filiera agroalimentare è importantissimo per quanto riguarda il problema degli impatti ambientali, non solo per quanto riguarda quelli dei paesi industrializzati, ma per l'intero sistema planetario. Quindi c'è necessità urgente di intervenire su questi e questo si può fare sia con gli interventi diretti dal mondo delle imprese, con lo stimolo che viene dal mondo delle associazioni, dalla società civile, ma anche con regole che vengono dal mondo della politica. Bene, la ringrazio, dottor Bologna. Grazie a voi.